Ciao a tutti amici ortolani, allora eccoci qua di nuovo nell'orto, siamo a metà luglio, cosa si può ancora trapiantare a metà luglio? Non tutti lo sanno perché ho fatto un TikTok, se poi volete seguirmi anche su TikTok trovate il link in descrizione. Scusate, ho sentito una notifica, pensavo che non fosse partito il video. E dicevo, tanti non sapevano e non sanno che a metà luglio si può ancora trapiantare le zucchine, per cui eccoci qua, abbiamo preparato il terreno, come vedete è molto in pendenza, per cui faremo il nostro possibile e adesso vi faccio vedere le piantine che... Allora, prima di tutto facciamo un riepilogo. Qui io avevo le insalate, ho tutto fresato una volta, per cui c'è rimasta anche della rumenta, foglie, insalate vecchie, tutte queste cose qua, in modo che fa concime. Più ho riconcimato con del concime organico pellettato, mi raccomando, concimate sempre in abbondanza perché le piante hanno bisogno anche loro di mangiare. Dopo aver concimato, come vedete, ho steso i tubi di irrigazione. Io uso i tubi di irrigazione con l'ala gocciolante ogni 30 cm, per cui metteremo le piantine uno sì e uno no. Cosa vuol dire distanza di 60 cm? La distanza invece delle file è circa un metro più o meno, 1,10 m, perché poi qua in mezzo, quando le piantine iniziano un pochettino a crescere e riesco ancora a passare con il motocoltivatore, ci passiamo da dare una fresata in modo che almeno teniamo a bada le erbe infestanti. Allora abbiamo, diciamo, regolato la distanza. Adesso andiamo a vedere le piantine e poi le andiamo a trapiantare. Fa un caldo da bestia, per cui scusate il bordello, ma qui poi butteremo tutto, per dire, qui raccolgo la plastica. È tutto un po' un casino così, ragazzi, in campagna non è facile. Allora, specialmente chi ha tanto terreno, eh? Ok, ora vi faccio vedere. Ecco qua, oggi ho preso la varietà Ortano. Ragazzi, è una varietà davvero, davvero formidabile. Dice la raccolta tra 40 giorni, non so se lo leggete. Mettiamo così, ecco, raccolta 40 giorni, non si vede, ora lasciate perdere che dice 5 kg da produzione a pianta, vabbè, dove lo sparano poi. Comunque è un'ottima varietà, lui la consiglia vicino allo spinacio, io gli spinaci non li metto, faccio, ve l'ho detto, tutto zucchine qua. La distanza lui mette 120 per fila, ci siamo, e 70, più o meno è come dicevo io. Quindi lì sono d'accordo. Ecco qua le mie piantine e ora andiamo a trapiantarle. Userò il trapiantatore, che se poi vi interessa, nel link del video, della descrizione, scusate, trovate il link dove poterlo acquistare. Allora ragazzi, ecco qua il bazzucone che sarebbe il trapiantatore. Ora ve lo spiego così, poi vedete il funzionamento che è molto più semplice. Qui buttiamo dentro la piantina, qui c'è una leva che, come vedete, apre la punta, ecco qua, per cui mettiamo la piantina, buttiamo giù, oppure buttiamo giù, mettiamo la piantina, apriamo e usciamo. Ragazzi, io inizio il trapianto, non uso il microfono, così vi sentite anche due rumori della natura, cicale, tafani che volano, vespe, api, insomma, vi lascio sotto il pesco nato da nocciolo e continuate a vedere.
finito di trapiantarle, eccole qua. Mi mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piantine, ma non c'è nessun problema perché intanto ho preparato il campo di là dove c'erano i piselli, che devo trapiantare anche quelle, che mi dovrebbero arrivare domani, speriamo. Ok, un altro lavoro molto importante, visto che è quasi mezzogiorno, qui c'è una patata, un pezzo, che è quasi mezzogiorno, è irrigare subito, immediatamente, perché come vedete si è già asciutto qua. C'è dell'aglio, buttiamo tutto qua negli scarti. Allora, ecco qua il goccia a goccia, iniziamo per bene qui, gocciola, perché non c'è contatto, per cui allora scivola su la gomma e allora mettiamo così che fa contatto, controlliamo che vada dappertutto, il solito discorso, mi va a finire di là, ecco così, almeno vedete si blocca lì. Benissimo ragazzi, do una controllata, il video è finito e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti dell'orto. Ciao amici!